se voi siete d'accordo, lunedì mattina, lunedì 2 settembre, quando l'ATER apre dalle 9.30 alle 12, noi facciamo un presidio davanti come inquilini. È finita così l'ennesima riunione di inquilini ATER nella Marca. Ieri sera tra i palazzoni di Via Via e la Conegliano, dove si è ripetuto il copione di tutti gli altri incontri in provincia, con residenti arrabbiati per i rincari, ma anche già disillusi sulla regione e sul fatto che ritorni sui propri passi. È un voler approfittare di una situazione molto critica e molto particolare. Signora, lei è inquilina ATER? Sì. Quanto le hanno aumentato? Guarda, non che disegna anche, se no mi ciappa male. Perché? Perché io, prima mi hanno detto di aumentare, perché io vivo con mio marito e due figli. Prima per due figli 40 euro a testa, che venivano 80 euro al mese, in più di quello che pagavo, arrivavo quasi a 200 con l'aumento che mi hanno. Però mi hanno triplicato, non mi hanno messo quello che mi hanno detto, ma hanno triplicato l'affitto. Io faccio portavoce di mia mamma di 95 anni. Da Vittorio sono andata a Treviso, delusa questa sera, perché la rappresentanza non rispecchia tutte le lamentele. Segnali di una decisa confusione sull'intera vicenda, tra l'altro, sono volontà comune per gli inquilini ATER. Infatti il commissario dell'ente Luca Baratin ha confermato ieri che saranno rivisti uno per uno tutti i casi dove l'affitto ha avuto un aumento superiore al 30%, non appena sarà definito l'intero quadro degli oltre 5.200 contratti d'affitto corrispondenti ad altrettanti alloggi di edilizia residenziale pubblica. Commissario che ha anche confermato come i parametri al momento sono sotto i 15.000 euro di reddito annuo e situazione patrimoniale inferiore ai 100.000 euro e che invece sul parametro dei 20.000 euro per l'eventuale sfratto si sta già ragionando per una possibile revisione. L'obiettivo è di rivedere gli affitti permettendo all'ente di avere maggiori risorse da investire in manutenzioni e messe a norma degli oltre 5.000 alloggi. Oltre a questo, anche in futuro, i nuovi cantieri per altre tante abitazioni.